con quegli occhioni grandi, grandi che tu ci fai vergognar per non aver saputo dare asilo al sogno tu di amare. Se penso... E quando diciamo via Sacco e Vanzetti, però diciamo tutti i passaggi qui davanti a me, via Giannotta, passaggio Pedrina, passaggio De Felice, dico chiaramente tutti affacciamo qui, su questo spazio meraviglioso del nostro quartiere Sperone. Abbiamo iniziato un percorso nuovo dal 15 settembre 2022, quando l'arcivescovo mi ha confidato il ministero di parroco qui anche a San Marco, e il desiderio è che questa porzione del nostro grande territorio possa essere valorizzata in quei tanti talenti, quelle tante bellezze che sono nascoste in tante di queste case attorno a noi. Quegli occhioni grandi, grandi che tu ci fai vergognare per non aver saputo dare asilo al sogno tuo di amare. Se penso all'abito da sposa rosa nella valigia blu, su questa terra viva gli artisti come Igor Scalisi Palminteri. E quindi bacio le mani anche a me, che artista lo nacqui. E questo progetto si chiama La metamorfosi di un fiore dalla rosa al giglio. Quindi mettetevi nei miei panni. Che impressione, che magia vedere un grande artista come Igor, che in qualche maniera rappresenta la rosa, fantastica, la nostra patroneggia, no? Dentro questo dipinto c'è tutto questo pensiero contorto che mi accompagna. Mi sto facendo, adesso devo finire di parlare perché sennò parlo troppo e si fa buio. E quindi c'è quell'uomo con questo pugno che potrebbe no dare, essere violento, come succede la violenza contro le donne. E allora questo pugno, se invece porta un giglio, se invece porta la purezza, porta il candore, porta la gentilezza, si trasforma in un dono. Io vorrei che adesso immaginiamo proprio che possiamo trasformare questo pugno, questa violenza, in gentilezza. Margherita non solo ha posato per il dipinto, ma le abbiamo chiesto se questa sera le andava di farci sentire la voce del suo cuore, e lei ha accettato e suonerà e canterà per noi, e io ve la presento con queste parole e contemporaneamente la ringrazio per quello che ha fatto per lo Sperone. Grazie. La cosa che mi ha emozionato di più quando ho posato per Igor, perché è stato bello il fatto di vedere che questo lavoro un po' l'ho visto nascere, perché non so se posso dirlo, che inizialmente il giglio lo dovevo tenere in mano io, e poi l'ho arrivato a un certo punto e ho detto no, deve essere un gesto di un uomo che porge un giglio alla Santa Rosalia. E per me questo è un grande onore, perché comunque il movimento che può veramente cambiare le condizioni delle donne nel nostro mondo contemporaneo è anche quello del passato, deve partire dalla logica degli uomini. Le campagne sbucati cull'anelli alla saru na rubaro lo su arrestiamo all'oscuro Sicilia. Solo di fantasmi.
grazie anche al supporto tecnico di Technoline e di Alex Calderoni, anche a loro un bellissimo applauso per essere stati con noi gratuitamente a offrire questo servizio. Grazie di cuore a tutti, buonanotte e a prestissimo. Penso all'abito da sposa rosa e la valigia blu. Non ti hanno dato il tempo di indossare la libertà. Se l'Occidente t'ammaliò coi ciclecci, l'Oriente estremo ti fermò con le sue leggi. Se l'Occidente t'ammaliò coi ciclecci, l'Oriente estremo ti fermò con le sue leggi. E adesso...